Ciao a tutti! Oggi vedremo la condotta al piede. In che cosa consiste la condotta? È un esercizio che presuppone che il cane ci stia di fianco, che cammini quindi vicino a noi, proprio al piede, vicino alla nostra gamba, e che ci guardi anche come se fosse in adorazione. Ovviamente è un esercizio che non chiederei al cane durante la sua passeggiata, perché il cane deve avere la possibilità di spostarsi, prendere le sue distanze, fermarsi ad annusare, mentre la condotta richiede una grande concentrazione del cane su di noi. Possiamo chiedergliela per esempio quando attraversiamo la strada. Tenete presente che in questo video vi farò vedere degli spunti, vi darò dei suggerimenti su come ottenere una condotta al guinzaglio, ma per fare una buona condotta ci vuole tempo, esercizio, bisogna esercitarsi a lungo e sicuramente è utile anche essere supervisionati da un professionista. Per prima cosa prendo un bocconcino e lo metto di fianco alla mia gamba, vicino al muso di Pinta. A questo punto comincio a camminare e lei mi seguirà. Mi fermo e le lascio il bocconcino, che prima non le avevo lasciato. Riprendo. Mi fermo e le lascio il bocconcino. Pian piano posso cominciare ad alzare la mano, quindi non tenerla più davanti al suo muso, ma tenerla più in alto. Cammino. Faccio pochi passi. Brava! E premio. Riprendo a camminare. Mi fermo, brava. E premio. Gradualmente solleverò sempre di più la mano fino ad arrivare ai miei occhi, in modo che mi guardi anche in faccia. Posso farlo anche senza bocconcino a questo punto, tanto il cane ha imparato che la mano è un target. Vi faccio notare una cosa, guardate mentre camminiamo com'è il guinzaglio, è sempre morbido, non tiro mai il cane. Adesso, prima di partire, posso introdurre il segnale vocale piede. Piede. Adesso vi farò vedere un po' di cambi di direzione in modo che potete vedere in che modo comunico con Pinta e poi vi farò vedere la stessa cosa senza guinzaglio. Love my dog.